Diciamo che noi partiamo dal decreto legge del 2011, il numero 201, dove il governo ha sancito sostanzialmente la totale liberalizzazione delle attività commerciali per quanto riguarda gli orari e le giornate di apertura. L'intervento avrebbe dovuto in teoria generare più occupazione e consumi, ma in realtà si è sortito l'effetto diametralmente opposto. Non lo diciamo noi, lo dice la Confesercenti che, cito, la liberalizzazione avrebbe dovuto stimolare concorrenza, favorire nuova occupazione, rilanciare i consumi, non ha raggiunto alcuno dei tre obiettivi. La concentrazione dei consumi nei weekend ha favorito solo la grande distribuzione, contribuendo all'aumento dell'erosione di quote di mercato della gran parte dei piccoli esercizi. Nel 2014 abbiamo bruciato circa 2,7 miliardi di investimenti con un saldo negativo di 38.000 unità tra aperture e cessazione di attività rispetto alle attività del 2010. Bene, cosa è successo in sostanza? I consumi anziché aumentare si sono diluiti in 7 giorni anziché su 6. L'unica cosa che è aumentata sono stati i costi, costi che le piccole imprese, i piccoli esercenti non hanno potuto sostenere. Quindi cosa si è creato fondamentalmente? Un favore indiretto a quella che è appunto la grande distribuzione e i grandi centri commerciali. La diminuzione della possibilità di offerta ha ridotto quindi anche ha minato la libertà dei consumatori. Libertà minata e favori andati alla grande catena distributiva che specialmente in Emilia-Romagna è caratterizzata dal sistema Coop, che gode già di sufficienti vantaggi per quanto riguarda sia la contrattualistica lavorativa, spesso penalizzante per gli stessi lavoratori, sia per quanto riguarda il trattamento fiscale. Aggiungiamo svantaggi su svantaggi a discapito appunto dei piccoli commercianti. La conseguenza quindi è che il grande distributore, grazie all'enorme potere contrattuale, non solo riduce e soffoca gli spazi di azione del piccolo esercizio, rischia addirittura di andare a condizionare e restringere i margini di guadagno di produttori e fornitori, oltre a sottoporre, come ho già detto, il lavoratore a condizioni stressanti che compromettono anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con ripercussioni anche sulla vita familiare. Diciamo così per riprendere una frase di Don Milani che le deregolazioni hanno fatto parti eguali fra diseguali, obbligando i piccoli esercenti all'esposizione ad una concorrenza non sostenibile, limitando i diritti dei lavoratori e le possibilità di scelta del consumatore, attraverso l'applicazione di un modello economico che fondamentalmente non ci appartiene e distruggendo invece quello che dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino a pochi anni fa ha caratterizzato, sostenuto e reso unico nel mondo il nostro Paese. Infatti, quando ci andiamo a vantare della grande differenziazione, delle eccellenze, del patrimonio artigianale, agricolo, agroalimentare e culinario di cui ci facciamo tanto vanto in tutto il mondo, è proprio frutto di un fortunato connubio tra fantasia e intraprendenza italiana e questa frammentazione produttiva e commerciale che oggi si è andata ad appiattire a seguito di questo, anche di questo decreto legge. Se vogliamo che tutto ciò sopravviva dobbiamo intervenire e invertire la rotta e sfatare il falso mito dell'aggregazione. Troppo spesso si è confuso, si è volutamente identificata l'aggregazione con la fagocitazione da parte del grande, del piccolo. Bene, noi a seguito di questo chiediamo chiaramente alla Giunta di attivarsi presso le sedi governative per far sì che siano nuovamente le regioni ad avere potestà per quanto riguarda la regolazione di orari e aperture degli esercizi commerciali. C'è già una nostra proposta di legge in Parlamento unita a una proposta di iniziativa popolare depositata sempre da Confesercenti. E a livello regionale chiediamo che la Giunta si attivi per far sì che intervenendo ad un tavolo con tutte le parti in causa, quindi associazioni dei consumatori, piccoli esercenti, sindacati, si vada a tutelare quello che è il piccolo commercio affinché una situazione già grave non vada a peggiorare. Mentre voteremo favorevolmente alla numero 867 perché sono arrivati anche degli emendamenti da parte del PD che sono accoglibili e quindi colgono anche comunque lo spirito, abbiamo colto lo spirito di mantenere e tutelare le microimprese, non possiamo votare favorevolmente alla 1940 proprio
per lo stesso motivo, perché in realtà riprendendo in malo modo il tema degli orari di apertura non si va sostanzialmente a dire nulla, perché sostenere il settore del commercio, va bene, il commercio sono compresi i centri commerciali, quindi non stiamo dicendo nulla a favore delle microimprese. Agire nelle sedi opportune per una parziale revisione della norma nazionale, anche lì si dice tutto, non si dice nulla, e oltretutto nel contempo, mentre la nostra risoluzione chiede che nel frattempo la Regione si muova intavolando una discussione con le parti attive sull'argomento, qui non si cita nulla. Quindi riguardo alla 1940 assolutamente non possiamo votare favorevolmente. Volevo, concludendo, rassicurare i colleghi della Lega, non preoccupandosi, perché il dialogo con i nostri parlamentari è quotidiano. La nostra risoluzione riprende un progetto di legge depositato nel 2013, quindi non ieri, dal citato Michele Dell'Orco, con cui abbiamo rapporti quotidiani, e non so se voi riuscite a reperire in maniera altrettanto frequente il vostro capo, che è in giro ovunque fuorché in Parlamento europeo, ma rassicuratelo che se andremo a tutelare il piccolo commercio, e sempre il vostro capo politico potrà andarsi a comprare le sue belle felpe da dei piccoli commercianti anziché nei centri commerciali, visto che sembra che sia la sua preoccupazione principale. Grazie.